Cantare voglio la valle resistente. Ciao a tutti e tutte, io sono Riccardo e vengo da Ravenna e sono qui in solidarietà al presidio dei mulini in Valsusa dopo l'ultimo esame all'università. E non è la prima volta che vengo qui in Valsusa, sono ormai circa 6 anni che io e gli altri ragazzi della mia città insieme ci seguiamo il movimento NOTAV e la lotta che sta portando avanti ormai da 30 anni qui in valle contro la costruzione del treno ad alta velocità. E, sì, perché NOTAV? NOTAV perché ci hanno sempre detto, sono anni che ci ripetono che stanno devastando il nostro pianeta, che la natura non ce la fa più, che siamo in un momento, no, di crisi, però fanno fatica a spiegarci che i responsabili poi di questa crisi, coloro che sono poi i fautori di questa devastazione ambientale, del disastro che vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle, sono molto resti a preoccuparsi dei problemi che procurano, e che se non siamo noi, se non è chi abita i territori, se non è chi ha a cuore il posto in cui vive, a preoccuparci di queste cose, a opporci, di certo non saranno loro a farlo. E per questo motivo siamo qua, abbiamo imparato queste cose, abbiamo imparato lo stare insieme, abbiamo imparato l'accoglienza dagli abitanti della valle, sono stati per noi ormai da 30 anni, da circa 30 anni come dicevo prima, un esempio importante da seguire, un esempio di comunità positiva. E, per cui è sempre importante tornare qua. E, qua dai mulini è chiaro che il cantiere c'è, è qui dietro, ma 30 anni di lotta NOTAV non sono stati inutili, il cantiere è fermo, ci dicono che sono arrivati in Francia, ma non è vero. Cantare voglio la valle resistente.